Amici di Cavallo Magazine, buongiorno a tutti. Oggi siamo qua presso il nostro Media Center a Fiera Cavalli per un motivo particolarmente importante. In pratica oggi parleremo di tre parole: di giovani, di comunicazione e ovviamente di cavalli. Queste tre parole ci portano al nostro contest Young Writer, di cui l'anno scorso abbiamo ospitato qua a Fiera Cavalli il lancio della prima edizione e oggi lanciamo ufficialmente la seconda edizione. Lo facciamo con Simone Perillo, che è il segretario generale della Federazione Sport Equestri, e con Enrico Perez, che è il responsabile della comunicazione. L'anno scorso alla fine sono stati premiati le tre vincitrici, tre ragazze per le tre categorie in cui era suddiviso il concorso. E Diletta De Maio, che oggi collabora con Cavallo Magazine e scrive abitualmente i suoi articoli per la nostra rivista, Lucia Giribaldi di Pavia, che ha 17 anni e che aspettiamo quando sarà all'università come nostra collaboratrice, ed Emma Nicolè, che è la più piccola di Padova e che ha 6 anni, e quindi le diamo un po' di tempo prima di iniziare a farla lavorare. Young Writer inizierà ufficialmente da domani, vi invito a seguire sul sito tutte le novità. Avremo anche una grande novità che non sveliamo oggi, ma che annunceremo sul sito nei prossimi giorni, quindi tenete d'occhio i nostri social. Simone Perillo, la FISE fin da subito è stata l'anno scorso alla prima edizione al nostro fianco, e non solo come patrocinio e come appoggio istituzionale, ma anche con l'entusiasmo delle persone che hanno fatto parte della giuria, che hanno seguito il contest, che hanno letto i lavori. Qual è il significato della parola giovani, comunicazione, per la vostra federazione? Ma è un significato strategico e anche straordinariamente emozionante. Mi ricordo il lancio del contest appunto un anno fa qui a Fiera Cavalli, e da subito ho ricevuto la proposta da Cavallo Magazine. Come federazione l'abbiamo voluto accogliere e sostenere, perché consentire a giovani che hanno la passione per il cavallo, che hanno la passione per gli sport equestri, anche di vedere valorizzata la loro capacità di comunicare, di raccontare, è un valore aggiunto per noi fondamentale. Perché? Perché è grazie al racconto delle passioni, dello sport, che si raggiunge il più grande pubblico e quindi si continua a coinvolgere sempre di più appassionati in tutta Italia e non solo. Ecco, quindi il contest sono contentissimo che venga riproposto anche per il prossimo anno. Come federazione lo sosteniamo e lo sosterremo sicuramente con impegno, anche perché io mi ricordo ancora poi con emozione, appunto mi ha ricordata la Emma Nicolè, proiettammo ai FISE Awards il suo lavoro di composizione artistico visiva e fu veramente un gran bel momento in cui tutti i nostri cavalieri presenti si sono emozionati anche loro. Quindi veramente un qualcosa che come Federazione Italiana Sport Equestri vogliamo sostenere e continuare a promuovere. Grazie segretario. Enrico, le parole giovani e comunicazione. Tu segui l'ufficio stampa della FISE in prima persona. Come cambia la comunicazione, e quindi i giovani, che sono i più rapidi nel cogliere il cambiamento, sono i più adatti a sfruttare i nuovi metodi, il nuovo linguaggio della comunicazione? Certo Corrado, tra l'altro le parole giovani e comunicazione sono le parole fondamentali del contest, perché alla fine hanno partecipato tutti i giovani che speriamo di ritrovare in questo mondo a scrivere di equitazione. La comunicazione è cambiata negli ultimi anni, si va sempre più sul digitale, si va sempre più sui social network, sono sicuro che a breve vedremo tanto altro, ma sia nel digitale sia nei social network, ma ancora oggi comunque nella carta stampata, è importante per noi che la comunicazione sia semplice, perché abbiamo la necessità di far capire anche a chi non è del nostro mondo di che si tratta, di cosa stiamo parlando, che cos'è l'equitazione, ma abbiamo anche la necessità che ci sia una comunicazione corretta da un punto di vista tecnico, perché il nostro è uno sport molto complesso, quindi stiamo su una bilancia che deve consentire di far capire ai più nel modo corretto la bellezza del nostro sport. Bene, io ringrazio particolarmente Simone Perillo, segretario generale della Federazione Sport Equestri, ed Enrico Perez, responsabile
della comunicazione della Federazione Sport Equestri. Do appuntamento a tutti per la seconda edizione del contest. La prima è stata un grande successo, sia per il numero straordinario di partecipazioni che abbiamo avuto e che non ci aspettavamo sinceramente nella prima edizione, sia per la qualità dei prodotti che ci sono stati inviati. Quindi potete inviarci video, potete inviarci testi, potete inviarci qualunque cosa che sia comunicazione e che sia giovani. Noi la aspettiamo, da domani tenete d'occhio il nostro sito, i nostri social, avrete tutte le informazioni per partecipare. In bocca al lupo e viva Cavallo Magazine!